Benvenuti sullo Strano Canale. Questa è una puntata speciale perché oggi lo Strano Canale compie 4 anni e io colgo l'occasione per ringraziarvi, come sempre, non lo faccio mai abbastanza, vogliate scusarmi, ma sappiate che non do mai per scontato le vostre belle parole che mi lasciate sotto ad ogni video. Però ho pensato di ringraziarvi anche in modo più concreto e come? Con questa maratona di 4 casi e per rendere l'occasione speciale, questo compleanno speciale di 4 anni con 4 casi, e io vi lascio a questa breve maratona, spero che la possiate apprezzare, e io vi ringrazio ancora per tutto il supporto, il sostegno che mi date ogni giorno, e spero che questa nostra avventura possa continuare. Grazie ancora e buona visione! Novembre 2018. Al 911 arriva una telefonata da parte di un uomo che dice di chiamarsi Todd Mullis, 42 anni, e di essere alla guida del proprio pick-up. A bordo c'è anche il figlio 13enne Tristan e la moglie Amy. Todd sta correndo a tutta velocità perché Amy è gravemente ferita. La voce concitata dell'uomo riferisce che è stata trovata in un capannone della fattoria di famiglia, trafitta da un forcone per il mais. I coniugi vivono a Earville, in Iowa, e gestiscono, tra le altre cose, un allevamento di suini. Hanno 3 figli, Tristan, Taylor e Wyatt. Amy è stata trovata da Tristan nel capannone che viene chiamato il capannone rosso, perché è dipinto di quel colore. La donna era a faccia in giù, immobile, con il forcone piantato nella schiena. Terrorizzato, Tristan era corso a chiamare il padre. Mentre Todd preme a tavoletta il pedale dell'acceleratore, racconta all'operatore quanto segue. «È caduta su un forcone! Ho dovuto estrarre dalla sua schiena un dannato forcone! Non so com'è successo!» L'operatore lo invita a fermarsi, visto che una volante e un'ambulanza stanno per raggiungerlo. Viene guidato mentre effettua il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. I paramedici fanno del loro meglio, ma quando arrivano al Manchester Hospital, che dista solo 20 minuti, la donna viene dichiarata morta. Aveva 39 anni. Sulle prime, il medico legale pensa che si tratti di una morte accidentale. In una fattoria dove si lavora ogni giorno con strumenti taglienti e grossi macchinari, spesso può capitare di distrarsi e perdere la vita. Poi osserva meglio la schiena di Amy e conta 6 fori. Ma come fanno a essere 6 se il forcone ha 4 denti? Non sembra probabile che sia caduta più volte sull'attrezzo. Ma allora si tratta di omicidio? Esatto, in un attimo viene dichiarato tale e le indagini cominciano. È necessario capire chi sia Todd e che tipo di matrimonio fosse il suo. Quando arriva il 2018, lui e Amy sono sposati da 14 anni. Durante i primi tempi dopo l'unione, vivono una vita serena alla fattoria con i 3 figli. Lui si occupa dei campi e degli animali e lei lavora come infermiera al Manchester Hospital, lo stesso in cui un giorno arriverà cadavere. Dopo tanti anni può capitare che una coppia non sia più così unita come all'inizio e ci possa essere qualche scivolone da parte di uno dei due. Nel 2013 Amy intreccia una relazione extraconiugale con un collega. Todd lo scopre e decide di darle una seconda possibilità, accettando di rivolgersi a un consulente matrimoniale. Se da un lato le sedute con lo specialista servono a non arrivare al divorzio, dall'altra non ripristinano la fiducia di Todd nei confronti della moglie, ormai irrimediabilmente compromessa. Tanto compromessa che le chiede di lasciare il lavoro all'ospedale per aiutarlo nei campi e nelle stalle. È così che riescono a tenere unita la famiglia e a portare avanti la fattoria per altri 5 anni. Come si scoprirà quando si arriva al fatidico 10 novembre 2018, le cose tra loro non vanno affatto bene e nell'aria c'è odore di separazione. Dopo l'omicidio, il primo a essere interrogato è Todd. «Come descriveresti la tua relazione con Amy negli ultimi 5 anni?» chiede il detective. «C'era dialogo, stavamo sempre insieme, sa com'è?» risponde Todd, che sembra non sapere cosa aggiungere, e termina con «Era tutto ok, tutto ok». Ma non era affatto tutto ok.
Nel maggio 2018, 6 mesi prima di morire, Amy comincia una relazione con Jerry Fraser, il contabile della fattoria. Diversamente dalla prima storiella con il collega, stavolta nasce un forte sentimento da entrambe le parti e Amy pensa seriamente di lasciare il marito, con tutti i bonus economici che seguono al divorzio. Queste cose si scoprono parlando con i tanti amici di lei che hanno ascoltato le sue confidenze e i suoi pensieri più intimi sulla situazione. Stando a quanto riferiscono, Amy si sentiva prigioniera in casa propria, ridotta a una schiava agli ordini del marito che in cuor suo non l'aveva mai perdonata davvero per il primo tradimento e da allora l'aveva trattata sempre con malcelato disprezzo e una finta gentilezza. Amy temeva che avrebbe reagito in modo violento se avesse scoperto che lo tradiva e che voleva lasciarlo. Temeva per la propria vita. È vero che Todd ormai non si fidava più di lei. Dopo averla costretta a lasciare il lavoro all'ospedale, aveva continuato a tenerla d'occhio per individuare cambiamenti anomali o spostamenti fuori dall'ordinario. Controllandole il telefono, aveva scoperto dai molti messaggi scambiati con Jerry che c'era un altro tradimento in atto. Possiamo immaginare come si sentisse. Questo ovviamente non gli dava alcun diritto di ucciderla, anche perché il suo movente non sarebbe stato solo un cuore ferito per la seconda volta. Con il divorzio, Todd le avrebbe dato la soddisfazione di andarsene con il nuovo amante. Avrebbe perso metà fattoria e sarebbe stato costretto a sottostare al disagevole meccanismo che è la custodia condivisa dei figli. Aveva tanto da perdere se gli anelli nuziali fossero stati tolti davanti a un avvocato. La polizia è ansiosa di parlare anche con questo Jerry, che viene subito depennato perché ha un solido alibi. Il giorno dell'omicidio era fuori città, come dimostra anche il GPS del suo cellulare. Todd all'inizio nega di essere a conoscenza della relazione e di fatto mente alla polizia. Cos'è successo esattamente il giorno dell'omicidio? La giornata inizia e procede come sempre, con Todd che comincia a lavorare e il figlio Tristan che gli dà una mano. I figli più piccoli giocano in casa e Amy lavora accanto a marito e figlio e sta portando a termine le usuali mansioni. Tristan nota che la madre non sembra stare bene perché dà l'impressione di avere le vertigini per come cammina. 4 giorni prima la donna ha subito un piccolo intervento ambulatoriale e Todd pensa che debba ancora riprendersi. Perciò le dice di andare a casa a riposare. Prima però le chiede di prendere il trasportino per animali che si trova nel capannone rosso e di lasciarlo poco lontano perché ci sono dei gattini che girano per la fattoria e vuole metterli al sicuro prima di accendere i vari macchinari. Lei se ne va e Todd e Tristan continuano a lavorare. 1 ora e mezza dopo entrano nell'ufficio della fattoria per mettere in ordine alcuni documenti. Sono stati insieme per tutto il tempo e nessuno dei due si è mai allontanato. Questa constatazione ci porterebbe a pensare che non sia stato Todd a uccidere Amy. Ma proseguiamo. Todd si rende conto che il trasportino non è dove le aveva chiesto di lasciarlo. Pensando che se ne sia dimenticata, ordina a Tristan di andarlo a prendere. Il ragazzo entra nel capannone rosso e trova la madre a terra, con un forcone che le sporge tra le scapole. Corre dal padre che arriva, estrae l'attrezzo, carica sul pick-up la moglie e mentre guida chiama il 911. Il resto lo sappiamo. E si torna a parlare dei 6 fori presenti sul corpo di Amy. 6 fori contro i 4 denti del forcone. Il medico legale dichiara che è stata colpita 2 volte, forse anche 3. Ci sono ferite sul viso, sulle mani e sulle ginocchia, che forse si è procurata mentre lottava con qualcuno o mentre cadeva a terra dopo essere stata trafitta. Però gli esperti che si sono occupati di analizzare le tracce di sangue sul luogo del ritrovamento non hanno trovato schizzi o macchie che possano provare una lotta tra lei e l'aggressore. Si discute sulle vertigini di cui era preda quel giorno, risultato del piccolo intervento di pochi giorni prima. I detective non sono convinti che possano avere a che fare con uno scontro violento con il forcone. A qualcuno ha semplicemente fatto comodo che non fosse proprio in forma per farlo sembrare un incidente. Altro dettaglio sospetto. È presente una videocamera di sorveglianza che osserva la proprietà, ma guarda caso il 10 novembre era spenta. Durante l'interrogatorio, il detective dice a Ted chiaro e tondo che tutto indica che lui è il responsabile della morte di Amy. «Amy ti tradiva con un altro uomo negli ultimi mesi», afferma l'investigatore.
Tu eri furioso perché aveva tradito di nuovo la tua fiducia. Hai ucciso Amy e posso capire perché. È una tattica provocatoria che mira a far crollare Todd e a farlo confessare, ma lui rimane in silenzio. Si procede a perquisire l'intera proprietà. Nella cronologia dell'iPad di Todd si trovano alcune inquietanti ricerche tipo uccidere una moglie infedele o segni particolari di una donna infedele. Non è una prova schiacciante, ma unita a tutto il resto, porta a mettere le manette ai polsi di Todd e ad accusarlo di omicidio di primo grado nel gennaio del 2019. Nel settembre dello stesso anno comincia il processo. Todd si dichiara non colpevole. L'accusa punta tutto sulla furia di un uomo in risposta al tradimento e sulla paura di perdere metà fattoria. L'ha uccisa in modo brutale, usando un forcone per farlo sembrare un incidente, afferma l'avvocato davanti ai giurati. Sperava nella compassione della gente per un vedovo ed era sicuro che nessuno avrebbe fatto domande. La difesa, come ovvio, va in tutt'altra direzione. Todd è un uomo per bene, un gran lavoratore stimato dalla comunità. È stato sicuramente qualcun altro, ma non essendoci altri sospettati contro i quali puntare il dito, tale linea difensiva è piuttosto debole. Quando è il turno di Tristan, il figlio, c'è una svolta imprevista. Se prima aveva affermato di essere stato tutto il tempo con il padre, adesso dice che lo ha perso di vista per un tempo che non sa quantificare. Questo cambia tutto. Viene poi chiesto a Todd se ha dei sospetti su qualcuno che potrebbe aver ucciso Amy, qualcuno che potrebbe essere entrato in quel capannone rosso per aggredirla e trafiggerla con il forcone. Lui risponde di no a entrambe le domande. Nega di aver effettuato strane ricerche su Google. Per tutto il tempo sembra indifferente, quasi scocciato, persino quando gli fanno ascoltare la drammatica telefonata al 911. La sua mimica facciale gioca sicuramente un ruolo importante agli occhi dei giurati, per quella totale mancanza di qualsivoglia emozione. Non solo su quella si basa il loro verdetto finale, ma è un dettaglio che non gioca a suo favore. Colpevole è la sentenza, condannato all'ergastolo. Anche in quel momento la sua reazione è minimale. Scuote la testa e alza gli occhi al cielo, come se reagisse a un contrattempo fastidioso e non alla prospettiva di trascorrere il resto della vita in carcere. Questo è uno di quei casi che lascia un certo dubbio sulla colpevolezza del processato. È stato davvero Todd? Oppure un'altra persona si è intrufolata nella proprietà e ha ucciso Amy? E se fosse stato il figlio Tristan? Ma per quale motivo? E poi, può un ragazzo di 13 anni avere tanta forza da piantare un forcone nella schiena di sua madre? L'ipotesi del malore rende difficile immaginare che Amy possa aver perso l'equilibrio cadendo sull'attrezzo trafiggendosi da sola. Visti i 6 fori, avrebbe dovuto scivolare e cadere almeno 2 volte. Todd continua a dichiararsi innocente e se non è stato lui, allora abbiamo assistito a un errore giudiziario. Comunque sia, il pensiero va ai 3 figli, che per il resto della loro vita andranno a far visita ai genitori in 2 luoghi diversi, ma con lo stesso tetro stato d'animo. Il cimitero per stare con la madre e il carcere per stare con il padre. Il patologo Joseph Saunier vive a Lubbock, in Texas. L'anno è il 2012 e Joseph è un uomo benestante, single, che si gode la vita. Alle spalle ha un matrimonio durato 27 anni, che ha visto venire al mondo 2 figli ed è poi terminato con un divorzio dai toni pacifici. L'ex moglie si risposa e finisce uccisa dal marito che, afflitto da problemi mentali, le spara e pone fine alla sua vita. I figli vanno quindi a vivere in modo permanente con Joseph, che li cresce con amore e dando loro tutto ciò di cui hanno bisogno, finché sono abbastanza grandi da cavarsela da soli. È a questo punto che la storia ha inizio. Joseph è molto conosciuto e rispettato a Lubbock,
È dotato di un carattere estroverso che mescola in modo equilibrato senso dell'umorismo e serietà. Partecipa a tutte le feste e alle iniziative in favore dei meno fortunati. Nel luglio del 2011 decide di iscriversi a un corso di ballo dove conosce Richelle Schettina, divorziata con 4 figli. Cupido scocca le sue frecce e tra i due comincia una relazione intensa e sincera, fatta di viaggi emozionanti e semplici momenti di vita quotidiana. Nell'attimo in cui Joseph conosce questa donna, per lui comincia il conto alla rovescia verso la morte. L'11 luglio 2012, il 911 riceve una chiamata da parte di una donna sconvolta. È l'architetto paesaggista assunto da Joseph in quei giorni, assieme a 2 collaboratori. Dice che si sono presentati all'abitazione, ma dopo aver suonato ripetutamente il campanello, nessuno ha aperto. Pensando che il medico fosse sul retro, hanno fatto il giro della casa e hanno visto che la finestra in stile inglese era stata divelta e che a terra c'erano dei bossoli. Il corpo di Joseph viene trovato dagli agenti accorsi sul pavimento del garage. Gli hanno sparato e lo hanno accoltellato più volte. Aveva 52 anni. Visto il tipo di decesso, cominciano le indagini. La zona è ritenuta tra le più tranquille e sicure di Lubbock. I crimini violenti di quel tipo sono qualcosa di mai visto da quelle parti. Il fatto che nulla sia stato rubato fa pensare che l'unico scopo di chi ha scardinato la finestra fosse di uccidere il medico. Vicino a tale finestra si trova una bottiglia di Gatorade vuota con un buco sul fondo e, più in là, alcuni bossoli. L'impressione è che l'assassino abbia utilizzato la bottiglia a mo' di silenziatore fai da te. Richelle viene subito interrogata. Anche se sotto shock e con la voce rotta dal pianto, la donna cerca di capire assieme ai detective chi possa aver ucciso colui che definisce l'amore della mia vita. «È l'uomo più gentile che io conosca», dice. Ripensa ai mesi prima della tragedia e ricorda che ci sono stati alcuni episodi strani. «C'era questo tipo dall'aspetto inquietante che fissava la casa», racconta. «Una volta era sera tardi, fuori era buio. Io e Joseph abbiamo visto per un attimo la luce di una torcia a batterie nell'oscurità. Ci abbiamo riso sopra e abbiamo scherzato sul fatto che forse qualcuno ci stesse seguendo». Mentre l'interrogatorio procede, cominciano a saltare fuori dei nomi di possibili responsabili. Una ex di Joseph, che dopo la rottura aveva continuato a chiamarlo e a mandargli inquietanti messaggi per mesi. E poi un certo dottor Michael Dixon, un chirurgo plastico di Amarillo, sempre in Texas. E chi è questo Michael? Un ex di Richelle. Lo ha conosciuto nel 2010, quando aveva deciso di fare delle iniezioni di Botox. Sebbene sposato, Michael l'aveva corteggiata con garbo e perseveranza, finché lei aveva ceduto ed era cominciata una relazione. La moglie lo aveva scoperto e aveva divorziato da lui. Richelle si aspettava una proposta di matrimonio che però non era arrivata, facendole comprendere che l'uomo non aveva alcuna intenzione di, detto all'antica, fare di lei una donna onesta. Erano seguiti molti litigi e alla fine Richelle, delusa, lo aveva lasciato. Michael non aveva accettato la sua decisione e più volte le aveva chiesto di parlare ancora per cercare di riconquistarla. Poi, d'incanto, aveva smesso di chiamarla o di scriverle, e lei aveva pensato che quel capitolo della sua vita fosse chiuso per sempre. Aveva mal interpretato il silenzio del suo ex. Amarillo, la città dove vive Michael, dista 2 ore circa dal Lubbock. I detective gli fanno subito visita. Il medico si dice scandalizzato che si possa pensare a lui come all'omicida. «Non so nulla di questo Joseph», afferma. «Sono mesi e mesi che non parlo con Richelle. Sono scioccato che si possa pensare che io sia coinvolto in questa faccenda. Amavo tantissimo Richelle e ho cambiato molte cose della mia vita per lei, ma non ha funzionato, non era destino». A sentirlo, sembra che abbia fatto pace con il passato e che stia andando avanti con la sua vita. È davvero innocente? In effetti ha un alibi. Era fuori a cena con la nuova ragazza, una sua studentessa, tra l'altro, che sta frequentando. Anche la ex di Joseph ha un alibi solido. Ma allora chi ha premuto il grilletto in quella casa, prendendo poi a coltellate il corpo ormai senza vita della vittima? C'è puro odio dietro un omicidio con quelle caratteristiche. È una questione personale.
Giorni dopo, un infermiere tirocinante di nome Paul Reynolds chiama la polizia e afferma che il suo coinquilino, un certo David Shepard, gli avrebbe raccontato di aver sparato a un uomo di Lubbock. David, un uomo imponente, è disoccupato e divorziato, sopravvive grazie a piccole truffe ed è grande amico di Michael Dixon. L'infermiere Paul ne fa un ritratto tutt'altro che lusinghiero. È arrogante, antipatico, spesso prepotente. Mi ha detto molto chiaramente che ha sparato a un uomo. Ha aggiunto qualcosa riguardo al buttare giù una finestra. Ha detto che doveva vendicare il suo amico Michael per qualcosa che la vittima gli aveva fatto. Ha detto che Michael lo aveva pagato parecchio per far fuori questa persona. La loquacità di David e la sua scarsa furbizia portano all'arresto di Michael, il mandante, e dello stesso David, esecutore del delitto. Il movente di Michael? Eliminare il nuovo compagno della sua ex nella speranza che affranta tornasse tra le sue braccia. In caso contrario, avrebbe perlomeno avuto la soddisfazione di averle portato via l'uomo che amava. Queste sono le conclusioni della polizia perché Michael continua a professarsi innocente. Per ottenere la confessione direttamente da David, gli si propone un accordo. Niente pena di morte in cambio di una deposizione completa e veritiera su quanto successo. David racconta di essersi nascosto nel giardino della casa di Joseph per aspettare che rientrasse dal lavoro, ma di essersi clamorosamente addormentato. Le cose sono continuate così. Quando si sveglia, vede Joseph che dall'interno dell'abitazione bussa sul vetro della finestra e lo guarda preoccupato. Quando comincia ad aprire la finestra, forse per chiedergli chi sia e che cosa stia facendo nel suo giardino, David punta la pistola, munita del silenziatore spartano ma efficace, fornito dalla bottiglia di Gatorade, e fa fuoco ripetutamente. Joseph, colpito, indietreggia, inciampa e cade a terra. David gli spara ancora. Joseph si rialza e cerca di scappare verso il garage, imboccando il corridoio e svanendo alla vista di David. Quest'ultimo scardina la finestra ed entra per finire il lavoro, ma la pistola è ormai scarica. Trova Joseph appena oltre la porta che conduce in garage. È steso a terra e non si muove. David gli tasta il collo per vedere se c'è ancora polso, se è ancora vivo. Non lo è. David allora tira fuori un coltello e lo pugnala 3 o 4 volte, mirando agli organi vitali. Fa ritorno ad Amarillo e ne discute con Michael nel bar di un albergo, sotto gli occhi delle videocamere di sorveglianza della struttura che li riprendono anche nella hall. Il processo comincia nel 2014. David, come previsto dall'accordo in cambio della confessione, ha schivato la pena di morte, ma lo attende l'ergastolo. La prova regina è la pistola usata per l'omicidio che David ha tenuto dopo averla usata e che ha consegnato ai detective. Quando è il turno di Michael, dal carcere arriva la clamorosa smentita di David. «Ha agito da solo», dice. «Michael è innocente. Non gli ha mai ordinato di uccidere Joseph. Voleva solo che scattasse delle foto di quest'ultimo con altre donne per poi mostrarle a Richelle e fare in modo che lo lasciasse. Ma Joseph non aveva intrallazzi strani ed era fedele alla compagna, quindi David si limitava a tenerlo d'occhio nel caso che facesse qualcosa di compromettente. Il giorno che lo aveva ucciso, si trovava in giardino proprio per quello, per sorvegliarlo e basta. Ecco perché si era addormentato ed era stato svegliato dallo stesso uomo che doveva sorvegliare. Preso dal panico, David aveva estratto la pistola, che aveva rubato in precedenza, e aveva fatto fuoco per sbaglio. Un colpo può essere accidentale, l'intero caricatore no. E le pugnalate, anche quelle erano state accidentali. La nuova versione, per quanto lacunosa, manda in confusione la giuria, che è incapace di giungere a un verdetto. Il processo viene annullato dal giudice. Un anno dopo, con una nuova giuria, Michael torna in tribunale e continua a dichiararsi innocente. Stavolta i giurati concludono che Michael sia il mandante dell'omicidio e che David abbia ritrattato per proteggerlo. Michael viene condannato all'ergastolo. Ma non è ancora finita. Nel 2018 la Corte d'Appello annulla la condanna per via di un cavillo legale riguardo il modo in cui il cellulare di Michael era stato sequestrato e analizzato durante le indagini, e lo stesso Michael esce di prigione dopo aver pagato una cauzione stellare. Resta libero per meno di 2 anni,
perché l'appello viene impugnato e invalidato da un altro appello che, in parole povere, riconferma la prima condanna all'ergastolo. A tutt'oggi 2022 Michael rimane in carcere, mentre il suo team di avvocati continua a lottare per provare la sua innocenza e si è già rivolto alla Corte Suprema. Questo caso è davvero finito? Michael è colpevole di aver pagato David per uccidere Joseph, oppure si è limitato a chiedergli di scattare foto compromettenti da mostrare a Richelle? Rimane il dubbio, bisogna ammetterlo. Non ci sono però dubbi sul fatto che non si fosse rassegnato a perdere Richelle, né tantomeno a saperla con un altro uomo. Possibile che David, un piccolo truffatore, abbia deciso in completa autonomia di compiere il delitto? Vedremo se in futuro gli avvocati di Michael riusciranno a tirarlo fuori di prigione. Intanto è doveroso rivolgere un pensiero al defunto Joseph. Padre provetto, uomo brillante, professionista stimato, compagno affettuoso. Se ripensiamo al destino della ex moglie, che, come detto all'inizio, è stata uccisa dal nuovo marito, vien da pensare a un sinistro legame tra lei e Joseph. Pur prendendo strade diverse, le loro vite sono ugualmente sfociate in una morte prematura e violenta per mano di un altro essere umano. Inquietante, davvero inquietante. Chelsea Bruck nasce nel 1992 a Mabee, in Michigan. Una volta cresciuta, trova in Rebecca Brinson la sua migliore amica, con la quale sabato 26 ottobre 2014 decide di andare all'annuale festa di Halloween nella vicina area rurale di Frenchtown Township. Le ragazze sono emozionate e Chelsea si è confezionata da sola il suo costume di Poison Ivy con tanto di parrucca rossa. Sebbene abbia compiuto 22 anni, non ha la patente e sarà un'altra amica a portare lei e Rebecca alla festa. A organizzare tale festa è stato un loro amico, Mike Williams, detto Big Mike, alla fattoria di proprietà della madre. Saranno presenti più di 600 persone. Musica, alcol, balli e risate. La serata procede all'insegna del divertimento, come testimoniano le foto in cui è presente anche Chelsea. Dopo mezzanotte viene creato un grande falò. A luna di notte ci si accorge che Chelsea non si trova da nessuna parte. Purtroppo il costume da Poison Ivy non ha le tasche e perciò il suo cellulare ce l'ha Rebecca, la sua migliore amica. Questo rende impossibile ovviamente capire dove sia. Un'altra amica che si era offerta di darle un passaggio a casa la cerca invano e poi, stanca, se ne va. La fattoria si trova in una zona molto isolata, circondata da campi e terreni incolti, e l'idea che possa essere tornata indietro a piedi viene subito scartata. L'ipotesi più plausibile è che, un po' alticcia, si sia fatta riaccompagnare a casa da qualcun altro, scordandosi di avvisare Rebecca e gli amici più cari. Nessuno pensa al peggio, perché quella festa si svolge ogni anno e non è mai successo nulla di brutto. La fattoria si svuota e la festa rumorosa lascia il posto alla consueta notte buia e silenziosa delle campagne. Il giorno dopo, domenica, Rebecca telefona a casa di Chelsea. Le risponde la madre. In quel momento nessuna delle due è ancora preoccupata per il mancato ritorno a casa della giovane. È uno dei tanti weekend in cui Chelsea esce a divertirsi per poi smaltire i fumi dell'alcol a casa di qualche amica. Rebecca avvisa la madre che Chelsea può passare da lei a prendere il suo cellulare quando vuole e la conversazione finisce lì. La giornata trascorre, ma la ragazza non fa ritorno a casa. Cassie, la sorella, telefona in serata a Rebecca e quest'ultima asserisce che sicuramente Chelsea sta bene, deve solo smaltire la sbornia sul divano di qualcuno e ben presto si farà sentire. Ma non accade. Lunedì ancora non si hanno notizie di lei. Altro giro di telefonate a tutti gli amici, anche quelli che non frequenta spesso. Nessuno l'ha vista, nessuno sa dov'è.
Mike, colui che ha organizzato la festa, dice di aver chiamato altre persone per aiutarlo a controllare i campi attorno alla fattoria, ma di non aver trovato niente. Viene allertata la polizia, che organizza subito delle squadre di ricerca, che non ottengono risultati migliori. Su Facebook ci si scambia messaggi di continuo per capire se qualcuno possa averla vista lasciare la festa con uno sconosciuto o magari da sola, confusa perché stordita dall'alcol. È vero che erano presenti tantissime persone, ma è anche vero che c'era un grande caos e gli alcolici scorrevano a fiumi. Si tiene altresì conto che Chelsea, come molti altri, era in costume e indossava una parrucca per somigliare al personaggio di Poison Ivy, e questo può averla resa meno riconoscibile. Il lavoro che attende gli investigatori è enorme. Sarà necessario rintracciare tutti i 600 e passa partecipanti alla festa. Ragazzi che in quelle ore erano ubriachi e che potrebbero aver visto qualcosa di importante senza dargli la giusta attenzione. Chelsea non ha un ragazzo del quale sospettare e i pochi testimoni che riescono a ricordare qualcosa asseriscono di averla vista vicino al falò, da sola, in lacrime. Diceva di voler tornare a casa. Uno dei ragazzi che l'ha vista le ha prestato il cellulare per chiamare qualcuno che le desse un passaggio. Lei non ha chiamato casa, bensì l'amica che aveva portato lei e Rebecca fin lì, ma quest'ultima era già tornata a casa ed era tanto ubriaca da non essere in grado di guidare. Un altro ragazzo afferma di aver visto Chelsea che, un po' alticcia, lasciava la festa alle 3:30 del mattino in compagnia di un uomo a lui sconosciuto. Fornisce una descrizione che diventa un identikit che mostra un ragazzo bianco con gli occhiali e una lunga frangia, che non ha segni particolari e che potrebbe essere praticamente chiunque. Mike Williams viene interrogato e la sua casa perquisita senza risultati. Un altro ragazzo, Harlan Bird, racconta una cosa inquietante. Ha visto Chelsea nello spiazzo adibito a parcheggio nei pressi della fattoria. Due ragazzi le stavano dando fastidio e lui è intervenuto per aiutarla. Così i due individui se ne sono andati. Ha abbracciato brevemente la ragazza per rassicurarla e ricorda di aver notato che perdeva un po' di sangue dal naso. Rebecca ha già riportato il fatto che Chelsea, pochi minuti dopo essere arrivata alla festa, aveva urtato uno dei pali di ferro che reggevano il tendone sotto il quale si esibiva la band locale. Quindi il racconto di Harling sembra genuino, però il modo in cui prosegue è sinistro. Harlan dice di aver fatto sedere Chelsea in un'auto presente nel parcheggio senza sapere minimamente di chi fosse e di essere poi andato a cercare gli amici di lei. Una volta tornato nel parcheggio, l'auto con Chelsea dentro non c'era più. Dal breve abbraccio scambiato con lei, gli è rimasta una macchiolina di sangue sulla maglietta e quando i detective gli chiedono di consegnarla per fare i test del DNA, lui dice che la sua ragazza l'ha già lavata. Chi lo ascolta pensa di aver trovato il principale sospettato e comincia a torchiarlo con domande più dirette. L'hai aggredita? L'hai violentata? L'hai uccisa? Lui risponde di no a tutto e dopo ore di interrogatorio ammette di essersi inventato l'intera storia, facendo cadere le braccia ai detective. Il classico mitomane che viene giustamente arrestato per aver mentito alla polizia. I mesi passano senza che la famiglia, nonostante tutti gli sforzi, riesca a venire a capo del mistero che li ha gettati nella disperazione. I volantini, le veglie al lume di candela, le ricompense promesse per qualsiasi informazione utile. Tutto invano. Si passa al nuovo anno, il 2015, e il mese di gennaio porta una novità. Una donna che ha una relazione turbolenta con il proprio compagno afferma che l'uomo l'avrebbe minacciata di morte mentre brandiva un coltello. «Questo è quello che ho usato con Chelsea, lo userò anche con te», avrebbe detto. Il detective che sta raccogliendo la sua deposizione ha la sensazione che ci sia qualcosa che non va, e ha ragione. In breve tempo la donna confessa di essersi inventata tutto per liberarsi una volta per tutte di un compagno violento. Queste persone che mentono spudoratamente servendosi della storia di una ragazza scomparsa non hanno la minima idea del danno che causano alle indagini. Le rallentano e fanno perdere tempo prezioso alla polizia, rendendo ancor più difficile un compito che già lo era in partenza.
Due giganteschi buchi nell'acqua, dunque. La terza persona che si presenta a fine marzo, invece, dice la verità, quando chiama la polizia per dire che ha trovato qualcosa a circa 3 chilometri dalla fattoria di Mike Williams. Si tratta di una scarpa rossa. È una delle due che Chelsea indossava quella sera. Un mese dopo, in un edificio abbandonato a 16 chilometri dalla fattoria, vengono trovati il vestito e la parrucca. Il vestito è stato strappato e su di esso sono presenti il sangue di Chelsea e i DNA maschile. Nessun riscontro una volta inserito tale DNA nel database nazionale. Il 24 aprile arriva la chiamata che ormai sotto sotto ci si aspettava. Un uomo dichiara di aver trovato un cadavere nella sua proprietà, a 11 chilometri dalla fattoria, mentre ripuliva una zona boschiva. Poco dopo arriva la conferma grazie alle impronte dentali. È Chelsea. Dalle ossa rotte del viso si conclude che sia stata picchiata con ferocia fino a ucciderla. Ci vuole un anno prima che il DNA trovato sul vestito trovi una corrispondenza. Il 27enne Daniel Clay. Vive in quelle zone, è disoccupato e dorme dove capita. Solo di recente il suo DNA è stato inserito nel database in seguito a un'accusa di incendio doloso. Lo interrogano senza però fargli sapere che hanno la prova del DNA. Lui nega di aver mai conosciuto Chelsea, di averla vista solo in TV mentre si parlava del suo caso. Ammette che era presente alla festa e che ha fatto sesso consensuale con una ragazza, ma non era Chelsea. Daniel non cede, anzi si chiude a riccio di fronte alle domande dirette del detective. Si decide di tendergli una trappola psicologica. Gli viene detto che Chelsea era affetta da ostogenesi imperfetta, una malattia delle ossa che le rende molto fragili. È una bugia, ma si pensa che fargli credere questa cosa possa indurlo a confessare con la scusa di un omicidio involontario, una morte accidentale. Daniel cade nella trappola e ammette di aver trascorso con Chelsea parte della serata, di aver fatto sesso con lei sui sedili posteriori della sua auto e poi di essersi messo alla guida per portare entrambi in una località più appartata. Racconta che durante un altro rapporto molto brusco le ha strappato il vestito e le ha stretto la gola, senza alcuna intenzione di strangolarla, e non sapendo della sua malattia, l'ha uccisa. Ha tentato invano di rianimarla. Aggiunge che ricorda solo alcuni momenti perché era ubriaco, quindi non ha idea di come mai le ossa del viso presentino delle fratture. Frastornato dall'alcol e in preda al panico, ha abbandonato il corpo ed è fuggito. Ha poi nascosto i vestiti. Si è trattato chiaramente di un pestaggio brutale, frutto di un'indole incline alla violenza, finito con la morte di Chelsea. Daniel ha collezionato una decina di arresti quando era adolescente. Viene accusato di omicidio, ma in tribunale nel 2017 si dichiara non colpevole. L'accusa afferma che Daniel ha ingannato Chelsea offrendole un semplice passaggio a casa, avendo già in mente di abusare di lei. Lungo la strada si è fermato, l'ha aggredita e picchiata. Poi le ha strappato il vestito, le ha messo le mani al collo e ha stretto fino a ucciderla. Ha poi abbandonato il corpo, ha nascosto il vestito e la parrucca nell'edificio abbandonato e ha gettato una delle scarpe dal finestrino mentre si allontanava. La difesa descrive la cosa in tutt'altro modo. Chelsea era consenziente e si è trattato di un rapporto rude durante il quale Daniel l'ha strangolata senza volere. Ma le ossa del viso fratturate come si spiegano? Quelle, sostiene Daniel, sono state provocate dall'impatto del corpo con il terreno quando lo ha scaraventato a terra. Ascoltate le due versioni, la giuria propende per la prima e lo condanna all'ergastolo senza la condizionale. Questa è la conclusione di un caso accaduto nel periodo di Halloween, quello dedicato alle storie di fantasmi, di streghe e di leggende metropolitane. Storie di fantasia che impallidiscono di fronte a quelle molto più spaventose che scaturiscono dalla realtà. Thank you.
Siamo nel 2009 e ci troviamo sull'isola di Manhattan, nell'Upper West Side, uno dei quartieri più ricchi. Incontriamo una coppia che vive sulla 68esima strada, Rod Kovlin e Shelley Daniszewski. Sono le 7 di mattina del 31 dicembre, giorno di Capodanno. L'operatore del 911 riceve una chiamata proveniente dal civico 155, dove si trova il condominio chiamato Dorchester Towers, da parte di Rod, che afferma che la figlia ha trovato la moglie riversa nella vasca da bagno, apparentemente senza vita. Rod riferisce di averla tirata fuori dalla vasca e di averle praticato il massaggio cardiaco, ma senza riuscire a rianimarla. I paramedici arrivano nel giro di pochi minuti, ma per Sheila non c'è più nulla da fare e possono solo constatarne il decesso. La donna aveva 47 anni. Si guardano attorno per capire cosa possa essere successo. Come ha fatto la donna ad annegare nella propria vasca da bagno? Un malore? È scivolata e ha battuto la testa mentre stava preparando il bagno ed è svenuta finendo a faccia in giù nell'acqua? Tale acqua è resa rossastra dal sangue e il corpo di Sheila è avvolto in una coperta, lì accanto. Il mobile vicino alla vasca presenta uno sportello aperto e danneggiato. Si pensa che la donna si sia aggrappata a esso mentre stava scivolando e ne abbia divelto la cerniera superiore. Dopodiché deve essere caduta nella vasca piena d'acqua e, come detto prima, deve aver battuto la testa, è svenuta ed è annegata. Questa è l'ipotesi più probabile. Un tragico incidente domestico, giusto? Sicuramente lo pensate anche voi, ma solo perché non conoscete il resto della storia. Cominciamo col fare un ritratto di Sheila e Rod. Prima di morire in modo così bizzarro, Sheila è una donna d'affari di successo che nel tempo è riuscita ad accumulare una fortuna. Nel 1998, a una celebrazione ebraica, incontra Rod, più giovane di lei di 11 anni. Lui è un operatore di borsa e un appassionato del gioco backgammon. Cupido scocca le sue frecce e per la fine di quella serata i due sono infatuati l'uno dell'altra, tanto da aspettare a stento 6 mesi prima di sposarsi. 2 anni dopo Sheila dà alla luce una bambina, Anna. La gravidanza successiva vede venire al mondo un maschietto, Miles, che raggiunge la sorella. E pochi anni dopo arriva il Capodanno del 2009, in cui Sheila termina la sua esistenza in una vasca da bagno. Cosa dice l'autopsia? Niente, perché non viene fatta. Entrambe le famiglie della coppia sono di religione ebraica, che vieta espressamente questa procedura, considerata una profanazione della salma. Il medico legale deve limitarsi a un esame visivo del corpo. Ci sono lividi sulle labbra, graffi e altri lividi sulle mani. La causa della morte senza ulteriori esami non si può stabilire. Purtroppo la scena del crimine non viene trattata come tale e non viene analizzata come sarebbe necessario. Ma Sheila era un personaggio in vista e la polizia non è del tutto convinta che si sia trattato di un incidente. Non avendo tra le mani il referto autoptico che riesca a fugare tutti i dubbi, si cominciano ad ascoltare le opinioni delle persone che, nel corso degli anni, hanno interagito con Sheila e Rod e si sono fatti una loro opinione. Rod viene descritto come un uomo dal pessimo carattere, soggetto a repentini sbalzi d'umore, che ha tradito la moglie a ripetizione. Quando Sheila muore, è disoccupato da qualche mese e la sua predilezione per il backgammon è diventata una specie di ossessione che occupa gran parte del suo tempo libero. Ha fondato un'associazione dedicata al gioco che mira a diffonderlo negli Stati Uniti. Va inoltre in palestra e pratica il Taekwondo, un'arte marziale coreana. Insomma, a quanto dicono amici e parenti, il matrimonio non stava andando affatto bene e stava sfociando in un divorzio quando Sheila ha avuto quel tragico incidente domestico. In quel periodo Rod viveva da qualche mese in un appartamento di proprietà della moglie all'interno dello stesso condominio. Di fatto erano già separati. Sheila aveva escogitato quella soluzione per non scombussolare troppo i figli, facendo in modo che potessero vedere il padre quando volevano. Mentre i documenti per il divorzio venivano preparati, entrambi frequentavano già altre persone. Questa è la situazione quando arriva il 31 dicembre, la data fatidica con la quale abbiamo cominciato questa storia. Il racconto di Rod è il seguente.
Quella mattina, un po' prima delle 7, la figlia Anna lo chiama al telefono, in preda al panico, e pochi istanti dopo lo fa entrare in casa. Rod tira fuori Sheila dalla vasca e tenta di rianimarla, senza successo. Secondo chi la conosceva, Sheila non aveva l'abitudine di fare il bagno. E, cosa importante, il giorno prima aveva fatto un trattamento alla cheratina ai capelli, dopo il quale, per ottenere il massimo del beneficio, non si devono bagnare i capelli e nemmeno esporli all'umidità di una doccia o di un bagno. Allora perché ha deciso di immergersi nella vasca vanificando una costosa seduta dal parrucchiere? Si prendono in mano i filmati di sorveglianza del condominio. Alle 4 del mattino Rod viene visto uscire e poi rientrare. Ha un sacchetto dal quale estrae alcune caramelle che offre al custode. Quest'ultimo sottolinea la stranezza del comportamento, visto che Rod non era il tipo di persona che fa queste cose. Si stava forse creando un alibi? Non ci sono ulteriori progressi nelle indagini, visto che l'autopsia non può essere eseguita. Si scoprono altre cose, che Rod aveva tentato di danneggiare la carriera di Sheila e stava attingendo a piene mani dal conto corrente per pagare le spese al gioco con il backgammon. In fase di divorzio, il giudice aveva dovuto intimargli di smettere di giocare e di pensare al futuro dei suoi figli. Ma Rod si era dimostrato così irresponsabile che Sheila, 2 giorni prima di morire, aveva cambiato il suo testamento, tagliando fuori il marito e lasciando come unici eredi di una fortuna i 2 figli. La sua famiglia non è soddisfatta di come la polizia sta indagando e assume un investigatore privato. Osservando la cerniera dello sportello dell'armadietto in bagno, che Sheila avrebbe divelto mentre si aggrappava a esso per non cadere, l'uomo nota che le viti sono state praticamente strappate dal legno, decisamente da qualcuno più forte di lei. La famiglia adesso vuole vederci chiaro e fa riesumare il corpo per farlo riesaminare. Un osso del collo è spezzato, e ciò accade quando la persona viene strangolata. Questo dato viene sommato a un altro, osservato dai paramedici intervenuti il giorno della morte. Gli occhi di Sheila erano rossi, con i capillari rotti. Adesso c'è la conferma, è stata uccisa. Intanto il tempo passa e Rod, tagliato fuori dal testamento e senza soldi, è costretto a trasferirsi dai suoi genitori in un sobborgo di New York. I genitori hanno vinto la battaglia legale contro la famiglia di Sheila e hanno ottenuto la custodia dei 2 nipoti che si trasferiscono con Rod. La convivenza è difficile, visto che Rod, oltre a essere aggressivo come al solito, è adesso anche frustrato e arrabbiato perché non ha diritto a godere in prima persona delle ricchezze della ex moglie. I litigi si susseguono anche in presenza dei piccoli Anna e Miles. Tali accese discussioni vengono registrate di nascosto. I genitori di Rod lo accusano senza mezzi termini di essere sempre stato un mantenuto e spendaccione che non si è mai preoccupato per i figli. Tra le righe buttano lì anche qualche insinuazione circa la sua responsabilità nella morte di Sheila. La situazione degenera a tal punto che Rod viene sbattuto fuori di casa mentre i bambini rimangono con i nonni. La ragazza che frequenta al momento dirà che Rod progettava di dar fuoco alla casa con i genitori dentro, oppure che si preparava a convincere Anna, la figlia maggiore, a mettere del veleno per topi nel cibo dei nonni. Idea ancora più folle, pensava di rapire Anna e di portarla in Messico, dove avrebbe pagato un uomo per sposarla e renderla così non più bisognosa della tutela legale dei nonni. Ovviamente programmava di derubarla di tutta l'eredità lasciatale dalla madre, non c'è bisogno di dirlo. Non proprio il padre dell'anno. Se questi piani perversi non vanno in porto, è solo grazie alla sua ragazza che ascolta quelle assurdità e riesce a dissuaderlo dal realizzarle. Rod si mette tranquillo, ma solo per qualche mese. Nel 2013, nella casella di posta elettronica di Anna, tra le bozze, una mail contiene quella che sembra una confessione della ragazzina. Anna scrive che il 31 dicembre 2009 ha litigato con la madre e le ha dato un forte spintone mentre lei stava preparando la vasca per farsi un bagno. Sheila è caduta nella vasca e ha battuto la testa. L'acqua ha cominciato a diventare rossa. Sotto shock, Anna ha preso il fratellino Miles e si è rifugiata nel letto, dove si è addormentata per qualche momento, per poi svegliarsi poco prima delle 7 e trovare la madre ancora nella vasca. A quel punto ha chiamato il padre e il resto è storia. Agli occhi di chi indaga,
Questa confessione non è assolutamente credibile. La realtà è ben più sconvolgente. Qualcuno è riuscito a entrare nell'account di Anna e ha scritto quel testo per incastrarla. E secondo voi, chi può essere stato? Chi è stato l'adulto tanto vile da pensare di far ricadere l'omicidio sulla testa di una bambina? Bisogna arrivare al 2015 per avere a disposizione tutte le prove per poter arrestare Rod. La testimonianza della sua ragazza riguardo i vari piani per arrivare a mettere le mani sull'eredità è fondamentale. E qui vediamo Rod che, in attesa del processo, si vanta con un altro detenuto di aver appreso una tecnica particolare di Taekwondo con la quale effettuare una presa al collo e strangolare velocemente l'avversario. Nel 2019 comincia il processo. La difesa afferma che la polizia si è concentrata su di lui solo perché era il marito con un movente. Si è trattato di un incidente domestico, non di un omicidio. L'accusa invece lo descrive come nient'altro che un cacciatore di dote che l'ha sposata solo perché è ricca. Un mantenuto con un grave problema di gestione dell'ira, un giocatore che aveva sviluppato una vera e propria dipendenza dal backgammon. Quando lei ha chiesto il divorzio e ha tolto il suo nome dal testamento, ha ben pensato di ucciderla, di ottenere la custodia dei figli e di... Beh, abbiamo visto quanti progetti malefici aveva in mente per arrivare all'eredità. Uccidere i suoi genitori, vendere sua figlia in Messico oppure farla accusare della morte della madre. La giuria decide di giudicarlo colpevole di omicidio di secondo grado, ergastolo, con la possibilità di chiedere la condizionale dopo 25 anni. Ci si è basati su prove circostanziali a dirla tutta, perché una prova regina non c'è in questo caso. Ma tutti gli elementi finora riportati portano a una sola persona che sarebbe stata capace, per indole e movente, di uccidere Sheila. Eccoci giunti alla fine anche di questo caso. Incommentabile, anche se di commenti viene spontaneo farne tanti, e di certo non lusinghieri nei confronti di quest'uomo. Un marito e un padre che non avrebbe mai dovuto incarnare quei ruoli e che li ha interpretati con un secondo fine. Il pensiero finale va a Sheila, ai suoi figli, alla sua famiglia e ai suoi amici. Donna in gamba, abile negli affari, Sheila è stata artefice della propria fortuna. Ironia della sorte, è stata uccisa proprio per quello. E questa era la breve maratona che ho voluto dedicarvi come un mio grazie più concreto, più corposo per tutto il sostegno che mi avete dato fin dagli inizi e fino ad adesso. E spero che l'abbiate apprezzata e come sempre noi ci vediamo alla prossima.